un programma presentato da Metalfly, componenti in ferro per il mobile. Soluzioni software e servizi cloud per aziende e studi professionali. Metasistemi, il vostro partner sistemi di zona. Fano Computer, da più di 20 anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. CSI Fano, da oltre 80 anni è lo sport a Fano e provincia. Lo sport non si improvvisa. Francesco Gomme e Servizi, qualità ed esperienza al tuo servizio. Via Giovanni Agnelli 6, uscita Superstrada Lucrezia. Agenzia Generale Unipolsai, Anibaldi e Associati. Sede di Fano, in via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 52 del settimanale di Fano TV e anche la seconda di questa terza stagione. Apriamo con la pallavolo. Era domenica scorsa, tempo di esordio in casa per la Smart System Essence Hotels, il derby con Macerata, partita già di una certa delicatezza perché si veniva da una sconfitta al debutto assoluto a Ravenna, dall'altra parte l'altra marchigiana del Lotto a sua volta alla ricerca dei primi punti, e che si sia trattato di una partita difficile da interpretare lo si è avvertito nel corso della gara. Tutti i temi proposti da questa prima in casa, che si è tradotta in una vittoria che certamente dà morale e fiducia, li tratteremo con il direttore sportivo della Smart System Essence Hotels, Mattia Brunetti. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. E con Christoph Marx, soprannominato da tutti i Bipop, opposto della squadra virtusina. Buonasera, nel suo caso benvenuto. Buonasera, grazie. Allora Mattia, cominciamo dal decifrare questa partita. Dicevamo un avvio promettente, poi sul 6-2 qualcosa si è inceppato, possiamo anche vedere le immagini della sfida del Palace Allende. Fortunatamente il trend sfavorevole è stato poi interrotto nel secondo set, partita in cui si è avvertita anche una certa tensione, anche comprensibile visto che si trattava dell'esordio in casa di fronte ad un grande pubblico, quello che avevate lasciato l'anno precedente, la stagione precedente, la primavera scorsa, all'epoca della promozione in A2. Sì, il pubblico è stato trabordante, il Palace era pieno e sicuramente qualcosina si è avvertito, anche in campo si avvertiva un po' di tensione. Certo è che il palazzetto sarà spesso così quest'anno e ci dovremo abituare velocemente, però ecco, sì, il primo set non siamo riusciti a esprimere il nostro livello, una questione sì di magari un po' più di tensione o di emozione per la prima in casa, però è anche vero che qualcosina l'approccio non è stato dei migliori alla gara. Poi fortunatamente ci siamo sciolti, è arrivato il contrattacco, il nostro muro ha iniziato a funzionare e soprattutto la coppia di schiacciatori ha girato veramente molto bene e anche il Coscione è riuscito a aggiustare molto bene il gioco. Come hai vissuto invece dal campo questo inizio, Christoph? Eravate sul 6-2, sembravate anche piuttosto sciolti, poi vi siete inceppati soprattutto in attacco. Sì, va bene, se inizia 6-2, certo che sei sciolto, ti senti leggero. Poi va bene se fai uno, due, tre errori, diciamo, stupidi, poi si chiude un po' la testa, anche il corpo, e sì, aveva bisogno tipo un set e mezzo fino al secondo set, inizio terzo set, che eravamo un po' chiuso. Poi, come ha detto Brunetti, che con l'atmosfera nel palazzetto si riscalda un po' il corpo, si riscalda la testa e la fiamma cresce un po', e poi sì, abbiamo giocato più bene, anche sì. Dicevamo di un primo set difficile, ma reso tale anche da Macerata, che almeno per un paio di parziali è stata molto ordinata, molto concreta, ha fatto le cose che doveva fare. Certamente va ricordato l'infortunio di Ferri, ha penalizzato la squadra di Castellano, che già doveva fare a meno dello posto titolare Andrić, che sarà, penso, sostituito, e si è trovata priva di Ferri per un problema che si era già presentato nel periodo in cui ha vissuto da virtusino.
Sì, Macerata è partita molto bene, ha interpretato subito la gara come doveva fare, ha battuto veramente bene il primo set in avvio di gara, il resto l'ha fatto il loro muro, in quel set lì sono stati veramente hanno avuto un'intensità molto alta. Poi sì, noi siamo cresciuti, Stefano comunque sia che gli stava dando un bel supporto in attacco è venuto a mancare. Il problema è quello che è già successo anche la stagione che era con noi, però ecco, fa parte dei giochi, infortuni purtroppo succedono. Abbiamo visto il momento topico del match, finale di secondo set, Macerata comunque regge l'urto del ritorno della squadra virtussina, poi succede che un pasticcio in attacco regali un set point a Macerata e a quel punto credo si prenda la scena Federico Roberti, attacco vincente dopo che Macerata aveva fallito il contrattacco del 2-0 e poi due battute, una molto ficcante, l'altra addirittura vincente. Credo che Federico, anche tu Christoph, possa essere d'accordo, sia stato il protagonista di questa domenica. Ovviamente, sì, ha visto fuori dal campo anche noi giocatori. Io sapevo sempre durante la partita che se la balla va a Fede, lui farà il punto, sicuro. Credo che questa fiducia in Federico Roberti ormai sia patrimonio diffuso all'interno della società e della squadra. Un ragazzo che nell'occasione specifica, ma anche in altre, ha dimostrato stoffa da leader, sia tecnico che emotivo. Questa è la mia osservazione, la condividi? Assolutamente sì. Poi c'è da considerare che mercoledì sera alle 8:30 lui ha avuto un infortunio, ha avuto una bella distorsione. Bravi i nostri fisio che l'hanno recuperato per la domenica, però lui ci ha messo tanto del suo perché voleva esserci a questa partita e si è completamente dedicato al suo recupero e ha stretto i denti e voleva stare in campo, quindi sono doti, come dici te, da leader queste, lo sta dimostrando ogni volta che è stato chiamato in causa, si è dovuto prendere la squadra un pochino più di responsabilità, l'ha fatto e non si è mai tirato indietro. Roberti ha fatto ombra agli altri, ma credo sia da rilevare anche la prestazione di Pietro Merlo, che è stato forse il più continuo in assoluto, in attacco decisamente efficace, ha sbagliato poco, una presenza in campo che si è fatta sentire. Sì, anche lui è davvero forte, secondo me aveva la percentuale ancora più alta rispetto a Fede. Sì, anche Merlo ha giocato buonissimo sul pipe, la connessione con Coscione, e Merlo e Fede con tutti e due in pipe, è fantastico. Sì. Sono andati bene entrambi. Chiaramente stiamo facendo valutazioni applicate a squadre, Macerata e anche Fano, rinnovate, che devono per forza trovare equilibri, meccanismi, insomma ci vuole un po' di pazienza per arrivare alle conclusioni, probabilmente si diceva anche la settimana scorsa con Mastrangelo e Raffa, forse alla fine di novembre si avrà un quadro più compiuto di quello che è una squadra veramente dove può arrivare. Sì, soprattutto noi a Macerata venivamo dalla promozione dalla 3 e quindi abbiamo dovuto, non dico totalmente, ma quasi totalmente rinnovare gli organici. Ovvio che mettere insieme una squadra totalmente rinnovata richiede tempo, non basta sicuramente quello della preparazione, quindi i tempi sono concordo con Raffa e con il mister che si vedrà qualcosa, cioè sicuramente il livello crescerà dal mese di novembre in poi. È una caratteristica un po' che hanno tutte le squadre che rinnovano completamente il parco giocatori. Ed è un rinnovamento, Marx, credo necessario, perché il salto dalla 3 alla 2 è molto consistente. Tu hai giocato la 2 in passato, l'hai giocata l'anno scorso, rispetto alla 3 è un'altra cosa. È sicuramente un'altra cosa. Se parliamo delle partite top in Serie 3, così è il livello normale in A2. Quindi si deve spingere molto di più in ogni partita in A2, però è anche più divertente per il pubblico e anche per noi giocatori. La dimensione della A2, la Smart System Essence Hotels, l'ha acquisita credo a Ravenna. L'impressione che ha dato quella partita è che Fano fosse ancora un po' in orbita 3, mentre Ravenna è una realtà di A2, direi, decisamente consolidata, come dimostra anche questo avvio di campionato. Sì, la caratteristica principale è che la 2 non ti permette di fare grandi errori, ma soprattutto non ti permette di dare troppi errori all'avversario, Ravenna è stata molto brava in questo, tutte le occasioni che ha avuto
diciamo l'80% li ha chiusi, soprattutto sul contrattacco, mentre noi siamo stati o un po' più spreconi o troppo conservativi. Quindi questa differenza nel gioco è abbastanza evidente. È vero che Ravenna, pur avendo anche ragazzi giovani nel sestetto, però hanno un'esperienza giovani già, con le idee molto chiare. Esatto, un'esperienza già abbastanza consolidata nella categoria. Marx appunto conosce bene la 2, allora ci può dire meglio di altri dove può arrivare questa Smart System Essence Hotels, che ruolo può giocare in questo campionato? Allora, la società vede la prima, come si dice, la prima obiettivo, la salvezza, secondo me lì ci siamo facilmente, se stiamo saluti e tutti. Prendiamo assolutamente nota. Però secondo me quello che ho visto l'anno scorso in A2, la nostra squadra è molto forte e ancora non siamo a livello dove possiamo essere, ci mancano qualche connessione con palleggiatore, con attaccanti e tutto. E se arriviamo in forma, secondo me non ci sono tante squadre che sono più forti di noi. E atteso al suo livello è anche Christoph Marx, che viene da un finale di stagione sofferto dopo un grande avvio, l'ultimo campionato, dicevamo, e che anche in questo precampionato ha avuto un problemino che ti ha molto rallentato e probabilmente ti sta condizionando in queste prime partite, è così? Sì, un piccolo infortunio nel piede che è successo 4 settimane fa, quindi 2-3 settimane di allenamento un po' più leggero, non potevo spingere. Sì, tiene un po' di energia e forse ho bisogno 1-2 settimane in più per riprendere tutta questa condizione e forza, però sì, parliamo di un problema piccolo. Tutto normale. Sì. Dicevamo prima di andare in trasmissione, aspettiamo Marx quando i punti conteranno, quando il gioco si farà duro, i duri entreranno da protagonisti in campo. È così anche per la società? Sì, assolutamente sì. Il problema che ho avuto è minimo, è un problema che può succedere. Però poi tu mi insegni, quando non ci si allena a 1000 è difficile andare a 1000 in partite. Assolutamente sì, adesso noi facciamo sempre l'esempio, se andiamo a 2 all'ora poi in campo non se ne va neanche a 2 ma si va a 1,5. Non è il caso di Bibbo, non è andato assolutamente 2 all'ora, anzi ha provato a lavorare col dolore. Ma credo che il fatto che la prestazione sia stata in crescendo è un elemento che incoraggia, perché... Allora. È partito decisamente sottotono, però nel terzo e nel quarto comunque ha dato il suo contributo. Assolutamente sì, ripeto, non è assolutamente preoccupante, anzi siamo molto sereni, l'ho detto anche lunedì scorso dopo Ravenna, siamo sereni, siamo tranquilli, sappiamo quello che vale, Bibbo l'ha già dimostrato in A2, sappiamo quello che vale anche dal campionato di A3, quindi non ha bisogno di dimostrare nulla, siamo tranquilli, aspettiamo comunque sia, ecco, quando il gioco si farà duro, Marx arriverà insomma. È chiaro che le aspettative nei confronti di Max sono molto elevate, perché qui ha lasciato un ricordo straordinario del campionato di A3, quindi ci si aspetta quel Max e forse anche qualcosa di più. Sì. Senti addosso questa responsabilità di dover ripagare questa fiducia che tutto l'ambiente ha riposto su di te? Non tanto come una responsabilità, lo vedo come un onore, perché è bello giocare a Fano, è bello essere così salutati dopo un anno di stare fuori Fano. Quindi è un bel onore, sì, una responsabilità, però è una cosa più naturale. Sì. Cosa ti ha spinto a tornare a Fano? Boh, tante cose. Cioè, primo motivo ovviamente la società che c'era sempre dietro i miei 2 anni fa in Serie A3, poi il pubblico è fantastico. Io ho giocato l'anno scorso in A2, non ho visto una volta un pubblico come questa domenica a casa. E qualche giocatore come Roberti, come Mattia Raffa, con cui ho giocato 2 anni fa, che mi è piaciuto tanto, quindi tante motive che mi hanno riportato qui a Fano. Diciamo del pubblico, anche con Marx, domenica ha riempito il Palace Allende, probabilmente sarà una costante, specie se i risultati arriveranno, perché quelli fanno sempre la differenza. Palace Allende pubblico, diciamo, contando anche il libero, 8º e nono giocatore in campo. Assolutamente sì, è difficile, difficilissimo giocare, cioè non voglio essere frainteso, è difficile giocare per la squadra di casa a volte, no? Con quella tensione emotiva che arriva dal pubblico, è bello, molto bello, ma per gli avversari diventa veramente difficile, diventa veramente quasi un ostacolo il pubblico in casa, perché ce l'hai lì, ce l'hai tutto addosso, lo senti veramente la presenza del pubblico, è molto vicino al campo. Io
adesso era un anno che non stavo più, diciamo così, vicino agli 81 metri di campo dove si gioca, ero un pochino più in alto, guardavo la partita dal ballatoio, guardavo domenica, insomma, sentivo veramente dietro di me pressione, sentivo tutto quello che arrivava anche ai giocatori, sentivo, e quindi è effettivamente un valore aggiunto, è la spinta importante. Prendiamo in esame ora i risultati di questa seconda giornata del campionato di A2. Dalla grafica possiamo vederli nel dettaglio con le grandi che più o meno anche in questo caso hanno onorato il pronostico. Ravenna a punteggio pieno dopo essere passata nettamente a Reggio Emilia. A punteggio pieno, e questa forse è una piccola sorpresa, ma mi direte voi, anche Portoviro che ha liquidato Prata di Pordenone, mentre per quello che riguarda Siena ha comunque faticato, a Pineto ha dovuto sbrigare la pratica al quinto set, anche Aci Castello ha vinto al tie break, ma aveva di fronte Brescia. Questo Portoviro che, come vediamo dalla classifica, è al fianco di Ravenna al comando, subito dopo Siena, Aci Castello e Cuneo, è una sorpresa, l'avete affrontata due volte in precampionato, Marx è una squadra che può fare quel tipo di campionato, oppure magari è stato anche il calendario magari a favorire questa accelerazione iniziale di questa squadra? Portoviro è una squadra forte, però secondo me non è una squadra per vincere il campionato, ma è normale, all'inizio della stagione possono arrivare due o tre partite straordinarie perché magari gli avversari non sono ancora in forma, magari l'atmosfera nella squadra è tutto al fuoco, quindi sì, sicuramente sanno giocare a pallavolo, anche molto forte, però secondo me ci sono le squadre. E tu chi vedi sopra le altre? Quali squadre? C'è Siena, è lì, Catania è lì, poi Cuneo sicuramente è anche una posizione alta, e poi Ravenna, e ci siamo anche noi lì. E per quel che riguarda Cantù, prossimo avversario in trasferta, è una delle quelle squadre con cui ce la si deve giocare, almeno in questa fase iniziale della stagione, l'occasione per fare un primo salto di qualità. Sì, dobbiamo misurarci con Cantù perché penso che da lì capiremo veramente che campionato faremo. Le prime 3-4 partite ci diranno veramente chi siamo, anche se con tutte le incognite che abbiamo detto prima, magari che il nostro gioco verrà fuori un pochino dopo rispetto alle altre per via dell'organico ovviamente rinnovato. Però la partita di Cantù anche sulla carta ci dice che dobbiamo assolutamente provare a portarla a casa per quello che poi sarà il nostro obiettivo primario, che è quella della salvezza. Concordi con la valutazione di Marx sulle favorite? Sì, aggiungo Brescia, assolutamente. Però diciamo le prime 5 della categoria sono quelle, io direi 3 su tutte, Brescia, Aci Castello e Siena. Poi un altro terzetto dove metto Cuneo, Ravenna e Prata di Pordenone, e dietro tutto il resto. Io non sono così, come dire, ottimista, no, anzi sono ottimista sul nostro percorso, però... Ma non lo dai a vedere. Esatto. Grazie a Mattia Brunetti, direttore sportivo della Smart System Essence Hotels, grazie a Christoph Bibop Marx, opposto della squadra fanese. Noi torniamo fra qualche istante. E occupiamoci adesso di calcio, argomento spinoso, specie in questa fase a Fano. Proveremo a mettere a fuoco tutti i diversi aspetti che sono emersi negli ultimi mesi e anche l'attualità con Giovanni Mei, presidente del Fano Calcio. Buonasera e bentornato. Grazie, buonasera a tutti. Dicevamo di un argomento spinoso che si presta a mille valutazioni perché di cose ne sono successe veramente tante in questi mesi. Una retrocessione sul campo dell'Alma Juventus Fano dalla Serie D all'eccellenza, ma soprattutto una gestione societaria, quella dell'Alma Juventus Fano 1906, che non è stata ritenuta adeguata dall'amministrazione comunale, che ha di fatto sfrattato, detto tra virgolette, l'Alma Juventus Fano 1906, costretta ad emigrare a Fermignano ad allenarsi anche altrove, comunque fuori Fano. Alma Juventus Fano che sta militando nel campionato di eccellenza con
risultati certamente non particolarmente incoraggianti, un solo punto all'attivo, quello raccolto domenica scorsa nello scontro in coda con l'Atletico Mariner. Nel frattempo l'amministrazione comunale che si attiva sul territorio dà vita ad un consorzio, Fano Sport, i cui principali referenti sono stati nostri ospiti la settimana scorsa, il presidente Petrucci e il vicepresidente Giuliani, e dal consorzio Fano Sport nasce come una sorta di costola il Fano Calcio, perché il consorzio Fano Sport è stato costruito con il primario obiettivo di rilanciare il calcio in città. Poi le vicende più prettamente estive: Alma Juventus Fano 1906, regolarmente iscritta al campionato di eccellenza, anche se costretta appunto a giocare le partite interne a Fermignano, e Fano Calcio che tra la delusione generale è confinato in terza categoria. Delusione che ha provato anche Giovanni May quando ha saputo della decisione degli organi federali? Diciamo che era impossibile non essere delusi da una decisione del genere. E purtroppo questo ci ha portato anche molti problemi, sia per il modo di fare la squadra, sia per la preparazione, un po' per tutto insomma. Però diciamo che ormai quella fase lì l'abbiamo superata e ci stiamo avviando a fare questo campionato, che da un lato può sembrare, forse lo è, anche un po' umiliante, però da qualche parte bisogna pur partire, per cui a noi questa cosa qui è sembrata la cosa migliore, visto e considerato che di altre possibilità serie non ce n'erano. Al di là della delusione, hai creduto sinceramente in cuor tuo che il Fano Calcio potesse essere collocato in un campionato diverso, la promozione quantomeno alla prima categoria, oppure la paura che potesse ripartire dal gradino più basso era presente? No, io devo dire la verità, io sapevo prima categoria o promozione e speravo naturalmente nella promozione. E, diciamo, c'erano tutti i sentori che appunto si potesse fare almeno la promozione. Tant'è vero che noi con molte difficoltà avevamo già preparato la squadra per la promozione. Poi naturalmente, come hanno cominciato a esserci i primi dubbi, il primo vociferare di quello che poteva succedere, cioè la terza, abbiamo avuto diverse defezioni, insomma, per cui noi la sera andavamo a casa in una maniera, tornavamo la mattina dopo con notizie completamente opposte a quelle del giorno prima, per cui è stato un po' anche psicologicamente molto provante, perché non era facile tenere fermi i giocatori, che comunque avevano quasi tutti delle richieste, per cui è stato un lavorone secondo me, perché naturalmente un conto è partire con una squadra e magari inserirci i giocatori di cui può aver bisogno, un conto è partire da zero. Che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda, prima da osservatore esterno, perché fino alla fine di luglio non eri parte in causa, e poi da presidente del neonato Fano Calcio? Beh, io ho sposato questa causa per un motivo semplicissimo, perché a me mi sembra una delle cose migliori che è stata fatta a Fano da quando esiste Fano, cioè questo consorzio che naturalmente sostiene lo sport a Fano, costituito da persone serie e impegnate sotto l'aspetto sportivo, che in pratica si unisce e forma questa società, questo consorzio, e fa partire una squadra di calcio, secondo me è una cosa molto importante. Io tra l'altro in questo periodo proprio ho pensato una cosa, che in pratica noi siamo, sia io che Canestrali soprattutto, Roberto Canestrali, che ha assunto il ruolo di direttore sportivo. Esatto. Siamo delle persone vecchio stampo, cioè di quelle che è difficile che mollano alla prima difficoltà. E noi appena abbiamo avuto la terza categoria, cioè anche se tra di noi un pochettino eravamo un po' demoralizzati e tutto,
abbiamo detto se molliamo noi, molto probabilmente salta proprio la terza categoria, salta il Fano Calcio, insomma. E quindi abbiamo tenuto duro e questa è una cosa, secondo me, che è molto importante. Io sono orgoglioso di questa cosa che sta nascendo, perché effettivamente le cose facili non esistono, per cui più il cammino è difficile, più è importante e naturalmente più dà soddisfazione. Per cui mi sembra che questo qui va riconosciuto naturalmente anche a tutti i consorzianti, diciamo, che comunque ci hanno creduto, hanno tenuto fede ai loro impegni e tutto quanto. Per cui sta nascendo qualcosa di nuovo. Io personalmente, anche se la storia dell'anno Juventus Fano è comunque la mia storia e la storia della mia famiglia, io sinceramente non la considero più. Cioè, non la considero più, nel senso che per me non è una squadra fanese. Naturalmente che facciano quello che credono più opportuno, che prendano le loro responsabilità e le decisioni di quelle che gli compete, però per me, per quello che mi riguarda, l'Alma Juventus... Il calcio fanese, il Fano Calcio, non più l'Alma Juventus Fano 1906. Per me sì. E io, onestamente, domenica, sabato, vedere lo stadio pieno e così... Possiamo vedere le immagini di questo debutto casalingo del Fano Calcio in terza categoria dopo il successo all'esordio a Monteporzio contro la Virtus Castelvecchio. C'era da affrontare il Babbuccio in una cornice sicuramente inusuale per un campionato di terza categoria. Vedremo anche tra poco proprio le immagini del pubblico. Fano Calcio che si è imposto sul Babbuccio per 2-0 con reti di Danzi e Palazzi nella ripresa, quindi mi pare di capire la risposta della gente vi ha ulteriormente incentivato in questa avventura. Esatto, e soprattutto ho visto che c'erano famiglie con figli e ragazzi piccoli, eccetera, e ho visto anche tante, diciamo, vecchie glorie di tifosi che mi ha fatto molto piacere vedere e soprattutto contenti di quello che si sta facendo. Adesso le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, sicuramente ci può essere qualcuno che in tutta questa situazione in pratica storce il naso perché seconda categoria, però io dico che alla fin fine bisogna fare le cose fatte bene, pulite e soprattutto ripristinare a Fano un'immagine, l'immagine vecchia di Fano, cioè che a Fano i giocatori ci venivano volentieri, ci stavano bene e ricordavano sempre comunque Fano come una piazza felice, cosa che invece io ultimamente sinceramente mi sono sempre vergognato delle gestioni fanesi, delle gestioni della società fanese, nel senso che in giro si sentiva solo parlare male di queste gestioni. Fano, sì. Che ovviamente stona in terza categoria, Fano che stona, se vogliamo, in senso positivo o da qualche altro punto di vista, magari suscitando qualche perplessità anche per la struttura di cui si è dotato, anche per il budget che il Consorzio Fano Sport ha assicurato, ma il Presidente del Consorzio, Petrucci, ha chiarito: vogliamo dare un'organizzazione da società di categoria superiore per lanciare anche un segnale alla città che si vogliono fare le cose sul serio. Certo. E qui appunto un'organizzazione che le altre squadre di terza categoria ovviamente non hanno. Certo, quello è fuori dubbio. Poi oltretutto bisogna considerare che noi veramente siamo partiti molto, con molto ritardo, perché effettivamente non sapendo la categoria rimaneva difficile vincolare i giocatori e cercare di tenerli magari con promesse e roba del genere, quando invece magari volevano la certezza. Per cui
Come dicevo, è stato molto difficile questo coso, però, questo passaggio, però in pratica, e qui devo fare un grosso elogio a Roberto Canestrari, che è stato eccezionale. Abbiamo avuto anche la collaborazione strettissima di Biagiotti, di Eugenio e di Alessandrini, e insieme comunque abbiamo fatto qualcosa di, secondo me, di importante per questa città, e naturalmente è questo il primo passo. Teniamo presente che siamo partiti alla fine, abbiamo dovuto, cioè abbiamo voluto, anzi, questo su spinta dei genitori, abbiamo fatto una squadra giovanissimi che sta migliorando a vista d'occhio da un punto di vista tecnico, e stiamo lavorando molto bene, e in pratica naturalmente dovrebbe essere l'inizio di quello che dovrebbe succedere dopo, cioè di puntare molto sul settore giovanile per cercare di costituire, cioè di partire non dall'alto, dal tetto, ma di partire dalle fondamenta, lavorando molto sul settore giovanile, che per noi dovrebbe diventare un fiore all'occhiello. Anzi, colgo l'occasione per rammentare a chi volesse, appunto per gli anni a seguire, che comunque noi faremo, cioè cercheremo di fare tutte le categorie, non con 40 ragazzi, ma con il minimo indispensabile per poterli seguire da vicino, insomma. Tifoseria ovviamente disorientata dalle vicissitudini degli ultimi mesi, anche se compatta, quel che emerge nel giudizio negativo nei confronti del presidente della Juventus Fano 1906, Salvatore Guida, che riguardo alle dichiarazioni che sono state rilasciate in questa sede dal presidente del consorzio Fano Sport Petrucci, da suo vice Giuliani, ha ritenuto di dover precisare che nessuna trattativa, colloquio o contatto è avvenuto tra lo stesso Guida e il consorzio Fano Sport, nato per dare alla luce una nuova realtà calcistica fanese. Nessuna richiesta documentale è stata fatta per poter confrontare debiti e crediti in capo all'Alma Juventus Fano 1906. Di conseguenza, nessuna analisi economica è stata condotta dal consorzio Fano Sport in prospettiva ad un eventuale avvicendamento. Si precisa anche che l'iscrizione dell'Alma Juventus Fano 1906 è stata messa in discussione esclusivamente da alcuni organi di stampa, le cui fonti si sono dimostrate alquanto dubbie e certamente prive di fondamento alla luce delle due sentenze recenti, mentre l'iscrizione di una nuova realtà calcistica è stata da regolamento inserita nell'unico campionato che avrebbe potuto e dovuto disputare. La disponibilità all'interlocuzione è stata sempre sostenuta dall'Alma Juventus Fano 1906, ma non si è mai manifestato nessuno, nessuna manifestazione di interesse è stata fatta e nessun soggetto giuridico privato autorizzato a svolgere trattative si è paventato. Questa la nota che ci ha fatto recapitare lo stesso Guida. Torniamo al campo. Si gioca il campionato di terza categoria molto seriamente, a quanto pare, per vincerlo, per salire in seconda. Però la prospettiva è un tema che abbiamo affrontato anche con Petrucci e Giuliani, è sì, quella di cercare una soluzione, una fusione o qualcosa del genere che consenta al Fano Calcio l'anno prossimo di disputare, sì, un campionato che sia di eccellenza o magari anche di Serie D, perché in questo calcio, dalle regole diciamo così interpretabili, è possibile fondersi anche con realtà di fuori provincia, esatto, senza che nessuno possa interferire. Esatto, però questa è una cosa che ci tengo a dirla, cioè io capisco lo scoramento che c'è nei tifosi, di Fano. Però capisco anche che non si può correre, cioè che le gestioni che vengono fatte, comunque vengono fatte da persone serie, alla luce del sole, senza nessun secondo fine o robe varie, per cui i tifosi devono solo aver pazienza. Naturalmente noi capiamo che i tifosi a venire a vedere le partite di terza categoria potrebbe essere anche una cosa umiliante, però sappiamo anche che se non vengono capiamo anche il perché, però
siamo pronti a metterci nella posizione di poter essere seguiti dai tifosi, perché per noi i tifosi sarebbero molto importanti, e se adesso si sentono umiliati con tutta la benevolenza possibile, cioè li aspetteremo per quando loro ritengono che è un campionato idoneo a loro. Però noi non i tifosi non possono pensare comunque di poter gestire i capitali del consorzio, o di gestire il parco giocatori, per intenderci. Cioè i tifosi devono venire allo stadio per sostenerci, per sostenere la squadra, anche per criticare, perché ci sta anche per criticare, ma sempre nel ruolo di tifosi, e non della gente che vuol determinare la politica o quello che c'è da fare in una squadra di calcio. Che quello che c'è da fare in una squadra di calcio noi lo sappiamo, e naturalmente se si opta per una cosa piuttosto che un'altra, vuol dire che sono state valutate le cose con chi di dovere e tra chi è addetto a fare queste cose, e si opta per una soluzione piuttosto che un'altra, e non è detto che i tifosi abbiano sempre in mano La soluzione migliore. Può darsi che ce l'abbiamo anche noi. Certamente in tutta questa vicenda sono da considerare due aspetti fondamentali: lo scarsissimo tempo a disposizione che si è avuto la scorsa estate, e adesso ci saranno invece lunghi mesi per pianificare, e dall'altra parte anche comunque la mancanza di esperienza che il consorzio Fano Sport poteva lamentare, composto da personaggi sicuramente credibili dal punto di vista imprenditoriale, ma in qualche caso che si avvicinavano per la prima volta a questa realtà e che comunque si dovevano compattare e farsi un'idea. Però sono stati molto bravi a dare, ci hanno dato la responsabilità a noi, e quello che stiamo facendo è quello, secondo noi, con la massima serietà, con la massima disponibilità, è il meglio che noi possiamo fare. Però non è che hanno cercato, visto che sono anche in tanti, di interferire e cose, ci hanno lasciato completamente carta bianca, per cui è chiaro che la responsabilità gestionale è la loro. Però è anche vero che la gestione tecnica, non ci sono state interferenze. Benissimo, grazie a Giovanni May, presidente del Fano Calcio. Noi torniamo fra qualche istante. Ora una disciplina alla quale ci siamo già dedicati in più di un'occasione in passato, torniamo a farlo perché lo merita la storia di questa disciplina, la passione che anima tutti coloro che frequentano questo mondo e anche i risultati che ne scaturiscono. Lo facciamo con il consigliere nazionale della Federazione Italiana Bocce, Corrado Tecchi. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. È naturalmente di bocce che parliamo, e cominciando col tracciare lo stato di salute del movimento a livello locale e a livello nazionale. Le bocce, come può sembrare sempre e comunque dalla rappresentazione che viene fatta, è uno sport, quindi non è un gioco, che in Italia è molto praticato, e così anche ovviamente la nostra regione. Noi abbiamo circa 60-70 mila tesserati in tutta Italia e circa poco meno di 7 mila nella regione Marche. Ma il gioco delle bocce non è limitato solo a questi che sono tesserati federali, ma penso che nella vita tutti abbiamo giocato una partita a bocce. La cosa straordinaria di questa disciplina storica, addirittura si risale oltre 7.000 anni fa, dove sono state trovate in alcune tombe delle bocce di pietra, quindi anche tutta la storia poi egizia ce lo conferma, di fatto è una disciplina che è stata praticata da sempre nella nostra umanità e nella nostra sportività, chiamiamo tra virgolette, come persone. Nelle Marche noi abbiamo
dicevo, circa 7.000 tesserati, abbiamo grandi competizioni nazionali. Quante società più o meno? Siamo circa 100 società, ma quello che mi diceva il presidente CONI Fabio Luna, che noi saremo la seconda disciplina per importanza, per territorialità e per anche probabilmente il numero di gare che facciamo, eccetera, eccetera. Quindi la Regione Marche in questo momento a livello nazionale è un'eccellenza, perché abbiamo le nostre società che partecipano a tutti i campionati, quindi vuol dire giocatori di Serie A, B, C, eccetera, eccetera, ma in particolar modo ragazzi, donne e disabili. E colgo l'occasione per dire che venerdì, sabato e domenica qui a Fano si svolgeranno proprio i campionati italiani riservati ai disabili categoria DIR, Setting e Standing. Ce ne occuperemo più nel dettaglio fra poco, intanto torniamo all'analisi di questo fenomeno, scendiamo ancora più nel locale, la realtà fanese e di questa provincia. Come in tutte le cose, quando io ho cominciato ad interessarmi delle bocce, erano 1969, quindi è passato un po' di tempo, e nacque tutto dal fatto che a San Cristoforo fecero questo circolo che aveva questi campi di bocce, ma essendo quindicenne non guardavo neanche, finché un giorno ho visto un assembramento di persone e sono andato a vedere cos'era. E che cosa ho visto? Ho visto che giocavano a bocce, sì, ma era una festa, porchetta, vino, eccetera, tante persone. Ma quello che mi colpì è che i premi che venivano dati ai vincitori erano, al di là delle tradizionali coppe e trofei, delle medaglie d'oro, oro. E siccome io allora nella parrocchia, che si frequentava un po' tutti, non è che c'erano tante cose, c'era un calcio che ovviamente sempre c'è stato, c'era la corsa campestre che si faceva a scuola perché te la facevano fare, c'era un minimo di pallavolo, ma pochissimo, e poi si giocava a quello che era, in questo caso c'era il ping pong e c'erano le bocce perché avevi i campi. E siccome io praticavo altri sport in quel periodo, da ragazzo come tutti, e quando vincevi qualcosa ti davano la famosa medaglia Vermeil, no? Che se costava 3 lire era già tanto. Latta o qualcosa di simile. Sì, esatto. Sì, sì. Io dico la medaglietta del cane, una volta si mettevano i cani, non le medagliette. E ora, vedere le medaglie d'oro, dico, come questi danno le medaglie d'oro, una roba così. E quindi ho cominciato a giocare, a vincere anche qualcosina, ed è poi nata la passione. La passione perché è uno sport estremamente popolare, molto difficile. Il compianto professor Mario Zengarini, che abitava proprio di fronte ai campi di bocce, inizialmente era molto scettico su questa cosa. Poi quando cominciò a seguire e fare il tecnico, capì quanto è difficile. Perché? Perché bisogna tener conto che una gara di bocce comincia la mattina alle 9 e finisce la sera alle 7 o alle 8. Quindi si gioca 10-12 ore in continuo. Quindi c'è uno stress psicologico, oltre che fisico, che non ha pari. Non esiste uno sport dove tu giochi continuativamente per 10-12 ore. Non esiste. Quindi ci vuole una certa capacità, quindi ecco perché soprattutto mantenere una concentrazione nel tempo. Terribile. Uno sport di precisione. Non solo di precisione, ma anche di capacità mentale e tecnica, perché avendo i campi di 28 metri bisogna capire dove tu puoi riuscire meglio e l'avversario riuscire peggio, quindi è veramente una cosa complicata. A Fano noi avevamo negli anni d'oro addirittura 14 società, che invece oggi sono rimaste solo 3. Quindi San Cristoforo. Però molto vitali, mi pare di capire. Sì, ma abbiamo San Cristoforo, i Biaggiarelli e la Combattente, che quest'anno peraltro non solo ospiterà le finali di questi campionati italiani di disabili che dicevo prima, ma celebra i suoi 100 anni di attività continuativa. E nel resto della provincia le cose come vanno? Ma da noi è abbastanza bene, perché siamo un po' presenti dappertutto. Aggiungo che 3 anni fa a Pesaro si è inaugurato il nuovo bocciodromo fatto dal comune, mentre a Fano sono tutti privati. In altre realtà, in special modo in tutta la nostra regione, la gran parte sono tutti comunali e conseguentemente vengono dati in gestione. Però da noi andiamo molto bene come regione e anche come provincia, e quindi ritengo che l'attività e il lavoro che si sta facendo veramente abbia fatto fino adesso delle cose molto molto interessanti e abbiamo ottenuto anche grandi risultati.
Una sorta di equivoco che si è autoalimentato nel tempo e che il bocce sia uno sport per vecchi, tra virgolette. Esatto. In realtà credo che sul campo abbiate sfatato questa sorta di mito, perché anche recentemente sono stati celebrati successi di giovanissimi in campo nazionale. Non solo, ma anche internazionale, abbiamo dei campioni d'Europa, dei campioni del mondo. È che questo target che ormai viene affibbiato, ma che effettivamente un po' si sta affievolendo, alle bocce, anziani e bocce. È vero, perché tra l'altro questo è l'unico sport dove tu puoi cominciare a 6 anni, e poi c'era una persona che io conoscevo in Italia che aveva quasi 100 anni e ancora giocava. Ripeto, anche questo è un valore. Non solo un valore, innanzitutto di carattere sociale, perché all'interno di questi bocciori arriva tanta gente, ospitiamo tanta gente, anche anziana, ma mantiene ancora queste persone in una capacità di gioco, quindi di movimento e anche un po' di ginnastica, che certamente non fa male. Anzi, a volte è prescritta proprio per chi ancora può sostenere anche a certi livelli. È chiaro che quindi noi abbiamo una gamma di età, che ripeto, vanno da giovanissimi a persone anziane. Cosa trovano i giovanissimi nello sport delle bocce in particolare? Ma normalmente vediamo che questi sono, come dire, attratti da genitori, parenti, nonni. Tradizione eccetera. Familiare. Ma che comunque, rispetto ad una volta, quando io avevo qualche anno in meno, non c'è più questo tipo di ereditarietà o di passione comunicata a livello familiare. Può trattarsi dell'input iniziale. Esatto, adesso abbiamo, attraverso, noi andiamo nelle scuole a far conoscere il nostro sport. Peraltro siamo l'unica disciplina che ha fatto un progetto molto interessante 2 anni fa, e cioè siamo andati nelle scuole, poi questi ragazzi li abbiamo portati nei nostri impianti e abbiamo messo a disposizione dei ragazzi non solo i tecnici, ma abbiamo messo lo psicologo dello sport, abbiamo messo il nutrizionista, abbiamo messo il preparatore atletico, il tecnico. Peraltro, quindi c'è stata un'evoluzione anche nell'organizzazione e nella preparazione. No, esatto, no, proprio, e questi genitori sono rimasti entusiasti perché abbiamo scoperto, ad esempio, che c'erano ragazzi ai quali la mattina non veniva fatta la colazione, data la colazione. Abbiamo scoperto altri che avevano altre problematiche a livello nutrizionale. Abbiamo scoperto ragazzi che avevano invece bisogno di fare determinate attività fisiche in un certo modo. E questo noi abbiamo praticamente dato un servizio gratuito a 360 gradi, e questo dicevo, i genitori sono stati veramente molto 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 contenti, perché altre discipline anche più nobili, questo tipo di servizio così completo non è certamente una cosa normale. L'elezione al Consiglio Nazionale di Corrado Tecchi è dato recente, in precedenza era stato alla guida della federazione a livello marchigiano. Un'elezione all'interno di un consiglio retto da un presidente che abbiamo visto fare in occasione del centenario della combattente, direi, a proposito di combattente, molto combattivo, molto pugnace, che rivendica di fondo un riconoscimento che le bocce in ambito nazionale, in ambito CONI, non riescono ancora ad ottenere. Stanno ancora così le cose? Sì, è stato riconfermato il nostro presidente Marco Giugno De Santis. Io conosco lui da quando era ragazzo, ma conoscevo ancora il padre, che è stato presidente della nostra federazione, è stato nel 1980 capace il padre di mettere insieme le 3 federazioni, le 3 specialità. Quindi la RAFA, quello che noi pratichiamo nella nostra disciplina, a Fano in particolar modo, ma in tutta Italia che è preminente, poi c'è il volo e poi c'è la pétanque. La pétanque, vi do questo dato, si gioca in qualsiasi posto con delle boccettine di ferro, e in Francia ci sono iscritti alla federazione, quindi non diciamo coloro che la praticano così a livello individuale, ma solo iscritti alla federazione sono 376.000. E tenete conto che i prossimi campionati europei, mi dicevano i miei colleghi al Consiglio Nazionale, che si faranno in un ambiente totalmente particolare, per accedere a vedere i 4 giorni bisogna pagare 100 euro l'abbonamento, 35 euro il biglietto al giorno, perché ci sono oltre 35 nazioni, molto seguita la pétanque, e potrebbe essere l'unica che può approdare alle Olimpiadi. Perché non siamo alle Olimpiadi? Perché essendo 3 specialità a livello mondiale separate,
Il CIO dice: il giorno che vi mettete insieme mi dite chi volete che possa essere inserito. Ma come la storia insegna, spostare tre presidenti mondiali dalle loro poltrone non è cosa facile. E riguardo a questa dignità che a livello anche nazionale le bocce non riescono ad ottenere, c'è stato qualche sviluppo di recente? Non solo abbiamo fatto un grande salto di qualità con il nostro presidente De Santis a livello di comunicazione, a livello di presenza nei media, nei social, e questo ha avuto un impatto molto 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 importante e positivo per la nostra immagine. Perché non è il gioco delle bocce che noi vediamo tradizionalmente, è che quello che si fa, che fanno tutti, è una cosa. Ma ci sono delle tipologie di gioco che sono particolari. Penso alla staffetta che fanno nel volo, quindi considerate che in un campo di 24-26 metri girano in continuo queste persone e al volo prendono una boccia e devono colpire una boccia che è posizionata in vari momenti e in vari posti del campo, e lo fanno al volo ed è uno spettacolo assoluto, come il tiro di precisione, dove bisogna mettere una boccia coperta da un'altra, bisogna prendere esattamente solo quella, anche questo in varie metrature nel campo, o così un pallino che si mette in certe posizioni, ed è una tipologia di gioco estremamente spettacolare, e con quella noi andremo prossimamente a proporre la nostra vera immagine, che comporta quindi queste specialità da giovani, da donne, e abbiamo poi una cosa importantissima, noi aspettiamo, dicevo, i campionati disabili, poi c'è la boccia. La boccia è praticata da disabili gravissimi e funziona in questo modo, che io cercherò un po' di far capire nel miglior modo possibile. Ovviamente sono in una carrozzella gravissimi, hanno una rampa al loro fianco dove vengono posizionate tre bocce che sono di tre tipologie diverse, e sono bocce non sintetiche o di ferro, ma di gomma, chiamiamola così, di cuoio. E su questa rampa vengono messe, loro devono trovare la giusta inclinazione per il rilascio della boccia, e a volte il rilascio della boccia stessa magari non è che avviene con le mani, magari avviene con il lancio della bocca, vengono con un movimento particolare. E vedere queste persone che sono in quelle condizioni di gravissima difficoltà, vedere l'impegno, la capacità di concentrazione e i risultati che ottengono è veramente una cosa commovente. E questo è un aspetto delle bocce straordinario, ma che nessuno conosce se non gli addetti ai lavori. E questo noi lo vorremmo far vedere, che le bocce non sono quello che si pensa, solo l'anziano che la gioca. Ci sono tante situazioni di grande particolarità e di grande importanza. L'evento di questo fine settimana, dedicato appunto ai disabili, campionati italiani, dove si svolge esattamente, e appunto un'occasione per ribadire questa funzione sociale delle bocce, offrendo a queste persone diversamente abili un'opportunità anche di emancipazione. Sì, teniamo conto che questo tipo di specialità, dir sitting, setting, voglio dire, ormai sono talmente bravi che molti di loro giocano con i normodotati. Quindi c'è sempre più nello sport questa equiparazione tra disabili di un certo tipo con i normodotati. E a noi questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché vuol dire che abbattiamo ogni frontiera di differenziazione. E quindi, e da questi ragazzi, io dico spesso e volentieri, dobbiamo solo imparare. Hanno degli atteggiamenti che ci insegnano delle cose in una maniera così semplice, così straordinaria, che veramente dovremmo capire loro e comportarci per certi versi come loro a volte. Non esiste da loro la litigiosità, il nervosismo della competizione, dell'aver perso, no, si abbracciano alla fine, si baciano, vanno insieme nella corsia vittoriosi o perdenti, e quindi nello sport normalmente è normale, quando uno perde
non solo è sempre giustificare, ma anche sufficientemente nervoso. Da loro no, è sempre una gioia, è sempre una festa. E queste sono cose che secondo me insegnano parecchio da un punto di vista umano e sportivo. Il movimento delle bocce a livello locale ha fornito degli esempi straordinari nel mondo della disabilità spesa su questo sport. Sinteticamente, perché siamo quasi in chiusura, quante società parteciperanno, quanti partecipanti e quali campi? Allora, complessivamente noi avremo circa 160 disabili nelle tre specialità, che saranno accompagnati, che sono accompagnati da altrettanti tecnici, e poi ci sono seguiti familiari, sono già arrivati, mi dicono, a Fano, e quindi già stanno provando i campi, e si giocherà non solo a Fano, quindi a Fano si giocherà la combattente a San Cristoforo, confine alla combattente, ma giocheranno anche a Marotta, giocheranno anche a Lucrezia e giocheranno anche alla Meta Orense su Calcinelli. Quindi, perché vogliamo far rimanere più vicino possibile questa manifestazione attorno a Fano, evidentemente. E devo ringraziare pubblicamente queste società che ancora una volta mettono a disposizione la loro dirigenza, il loro comitato organizzatore per dare il meglio a questi ragazzi come accoglienza e come anche impronta fanese e non solo, ripeto, anche nel territorio, di come noi vogliamo organizzare questi eventi e quanta passione ci mettiamo per organizzarli. E prima di congedare Corrado Tecchi e salutarvi, piccola escursione nel mondo della pallavolo. Abbiamo ospitato in apertura dei rappresentanti della Virtus, che è tornata quest'anno in A2. Quali sentimenti in Corrado Tecchi, che quelle A2 e anche quella A1 l'ha vissuta da protagonista? Beh, innanzitutto complimenti a loro che sono ritornati in Serie A2. Quando io presi la presidenza nel 91, fino al 2000 facemmo tutti i campionati di A2 e uno di A1, ci dovemmo trasferire a Pesaro perché il nostro palazzetto... Già allora non era adeguato. No, no, una cosa allucinante. E quindi una bella storia fu quella. Dopo il notaio Cioccia fece il presidente, io l'amministratore delegato, e diciamo che ci siamo tolti delle belle soddisfazioni con delle grandi squadre. Quello che invece sottolineo è che Fano, terza città delle Marche, nel 2024 non ha un palazzetto dello sport adeguato alle esigenze di una città come Fano, e che non è solo pallavolo, è ginnastica, è eventi, è tutto. Da noi non c'è. Stiamo in un palazzetto che l'ingegnere capo del comune mi raccontò essere stato progettato da un ingegnere che studiò in un modellino la ampiezza che poteva avere questo palestrone, chiamiamolo così, perché non poteva andare un metro più grande o un metro più lungo, perché le travi non potevano sostenere. Una struttura nata già superata, e chiudiamo così il discorso. Assolutamente. Grazie a Corrado Tecchi, consigliere nazionale della Federazione Italiana Bocce, grazie ancora una volta a voi per averci seguito, e vi invitiamo a farlo anche la settimana prossima.